Qual è l'anime col peggior finale di sempre? Oggi vi svelerò quali sono per me, quindi sono gusti personali, tenete bene a mente, gli anime con i finali più brutti. Ci tengo a precisare che non sono anime che mi hanno fatto schifo, anzi sono anime per cui riponevo delle aspettative, che magari nel complesso trovo anche gradevoli, belli, ma che hanno un finale veramente deludente. Vorrei anche ricordarvi che non considero ovviamente anime incompleti, che quindi non hanno un finale perché non sono finiti, magari hanno un manga che va avanti, ma l'anime non ha finito di trasporre il manga. Quindi è chiaro che non dirò mai un High School DxD, un Noragami o un The Greyman, perché questi purtroppo sono anime che sfortunatamente non hanno avuto un continuo e chissà se mai andranno avanti. Tra l'altro, quando parlo di finali brutti non mi riferisco ovviamente a anime che di per sé sono già brutti dall'inizio alla fine, che sono proprio robe indecenti, come, che ne so, un Mayo Iga. Vi parlerò solo di anime che magari mi sono anche piaciuti fino alla fine, ma che poi hanno un finale veramente brutto. Non ci saranno dei veri e propri spoiler su queste serie, però potrebbe dare fastidio a qualcuno di voi nel caso in cui non voglia sapere assolutamente niente di queste serie prima di vederle. Quindi, se non avete visto le serie di cui parlo e siete intenzionati a vederle e non volete sapere niente di niente a riguardo, magari non guardate la parte dedicata a quella serie. Però in realtà non farò dei veri e propri spoiler. Ho fatto un botto di premesse, quindi spero sia chiaro. Partiamo da Food Wars. Non parliamo soltanto degli ultimi episodi, ma di un'intera stagione finale che nel complesso è stata davvero deludente. Una serie che ha sempre brillato per la sua comicità e per l'intrattenimento, grazie a delle scene stranamente epiche nella loro assurdità e una trama che pian piano diventava sempre più intrigante. Ma ahimè, la storia vera e propria termina per me alla terza stagione. La quarta era anche guardabile, ma la quinta non è che sia brutta, ma è davvero tanto insipida, superflua e ridondante. Ci viene rappresentato un torneo conclusivo davvero piatto, per nulla interessante e senza un minimo di tensione. Non sembra affatto un epilogo, quanto più un insieme di episodi filler riempitivi che in qualche modo vogliono giungere a una sorta di conclusione, con un villain poi davvero stereotipato e vuoto, per poi avere il contentino sul finale di un confronto che ci aspettavamo dal primo episodio. Tutto senza un vero e proprio coinvolgimento, una messa in scena piattissima e noiosissima. Visto che anche il manga era molto debole in questa parte conclusiva, era praticamente identico, mi sarei aspettato quantomeno una messa in scena un po' più allettante e avvincente. Invece, anche a livello di animazioni, di qualità tecnica, un altro peggioramento. Non che abbia mai brillato per le animazioni Food Wars, perché non ha mai avuto chissà quante animazioni, ma l'ultima stagione è proprio un PowerPoint, la definizione di un anime che non ha movimenti, letteralmente tutte scene che sono delle immagini. Indubbiamente un finale blando e deludente per una serie che ha sempre divertito ed ha anche avuto i suoi momenti epici e memorabili. E adesso passiamo a Darling in the Franxx. Da molti considerato il clone di Evangelion, ma più semplice, anche molto simile a Gurren Lagann per certi versi. Ma sta di fatto che Darling in the Franxx ha fatto molto parlare di sé. È una serie a cui sono molto legato perché è stata anche la prima serie che ho portato su YouTube commentando gli episodi settimanalmente, come faccio adesso con Jujutsu Kaisen 2. E nonostante fossi già un fan di Evangelion e Gurren Lagann, per me Darling in the Franxx ha sempre avuto una sua identità. Nonostante le analogie e le somiglianze evidenti con queste altre opere, per me riusciva a distinguersi. Notavo comunque varie problematiche e forzature, ma lo trovavo comunque diversa ed interessante a livello di tematiche affrontate. Purtroppo però Darling in the Franxx è stata totalmente rovinata dalla sua parte finale, gli ultimi episodi. Tutto l'atto finale è troppo velocizzato, forzato e inconcludente, ridicolo a tratti e poco coerente col resto. È una roba che va troppo oltre l'immaginabile. Perde di realismo, il destino dei personaggi principali è messo in scena in un modo davvero imbarazzante. Il modo in cui giungono a fare quello che fanno, ciò che diventano, quello che accade, boh. Ma soprattutto non serviva aggiungere completamente a caso una battaglia aliena negli ultimi episodi, fatta male, che va in contraddizione con tutto quello che c'era stato detto fino a poco tempo prima, solo perché se no non potevano fare un bel battaglione finale per concludere la serie in modo epico. Darling in the Franxx è stata una grande occasione sprecata. E chiudiamo con Charlotte. Avevo grandi aspettative già prima che uscisse. I trailer mi incuriosivano, la trama anche, che tra l'altro era stata creata dalla stessa mente di Angel Beats, o il più conosciuto Clannad, titoli che ho apprezzato parecchio. Ebbene, Charlotte si prospettava essere una vera bomba. Tuttora molti lo amano, quindi mi aspetto comunque molte critiche qua sotto nei commenti, però scritte con moderazione, capendo che sono soltanto miei gusti personali. E in più non posso neanche dire che i primi episodi mi abbiano fatto schifo. Nella sua semplicità, infatti, era una storia davvero bella da seguire. Accattivante, misteriosa e drammatica.
tematica, in cui abbiamo questo protagonista che ha uno strano potere che gli consente di impossessarsi del corpo delle altre persone per 5 secondi, che però all'inizio sfrutta in un modo un po' stupido a scuola, fino a quando non incontrerà una ragazza misteriosa anche lei, che lo costringerà ad entrare nel consiglio studentesco, dove ci sono tutte persone, tra l'altro, con dei poteri sovrannaturali, l'uno diverso dall'altro. E dopo una prima parte molto piacevole, intrigante, con vari spunti di riflessione anche profondi, la serie prende una piega totalmente inaspettata. Che vi dirò, inizialmente mi aveva anche colpito tanto. L'idea di affrontare un tema così forte come quello della depressione a me aveva colpito molto. Però andando avanti, gli episodi si fanno sempre più strani, con degli eventi poco coerenti, motivazioni sempre più ingiustificate e tutto molto poco approfondito rispetto a quanto avrebbero dovuto. Tra cose a caso, cambi di personalità, personaggi che diventano inspiegabilmente inutili, ma potevo farmi anche andare bene molte di queste cose se non fosse che l'ultimo episodio è davvero orrendo. Poteva anche essere un finale interessante. È troppo, ma veramente troppo, troppo, troppo frettoloso, ma tantissimo, perché tutto l'episodio finale poteva addirittura essere per me un'intera nuova stagione di altri 12 episodi. E poi anche è stato messo in scena male. E se proprio per alcuni motivi non potevano permettersi di fare un'altra stagione, ma allora che cazzo mi fanno tutte queste complicazioni che me la rendono a fare così complessa la trama, aggiungendo tutte queste cose che potevano tranquillamente evitarsi e rendere tutto quanto un po' più semplice. E alla fine tutto risulta essere davvero confusionario e superficiale. Charlotte poteva essere molto più di così. Le idee c'erano, ma hanno deciso di comprimere una storia decisamente più lunga in troppe poche puntate, facendo questo minestrone che, a me, vi dirò, a tratti mi ha fatto pure provare un po' di imbarazzo. Se volete acquistare vestiti di anime, manga o nerd in generale di ottima qualità, fate un salto sul sito di Pampling. Gran parte delle magliette che indosso proviene proprio da qui. Una volta scelti i prodotti, in fase d'acquisto potrete usare il codice Arcantos per avere anche un paio di calze gratis a vostra scelta. Bonus Akame ga Kill, che inserisco per un motivo semplicissimo. Rappresenta alla perfezione quel classico esempio di un anime tratto da un ottimo manga che parte bene, prosegue decentemente, ma ad una certa decide di creare una storia originale inventata giusto per concludere la serie direttamente in una stagione. Infatti, visto che all'uscita dell'anime il manga non era ancora terminato, i produttori dell'anime hanno deciso di non seguire più il manga, creando questa storia diversa. Il risultato è una parte finale molto rushata e velocizzata, dove muore gente di continuo giusto per rendere l'anime più splatteroso e togliendo di mezzo tutti i personaggi in modi poco sensati, fino ad arrivare a un triste e amaro finale. Non totalmente diverso da quello del manga, ma decisamente meno sensato e approfondito, quindi molto più deludente. Quindi ragazzi, questi sono i tre anime che mi hanno deluso maggiormente per il finale, che però nel complesso non reputo affatto brutti, anzi tutti questi anime per me hanno la sufficienza. Sono curioso di sapere cosa ne pensate e faremi anche sapere una vostra lista degli anime con il peggior finale di sempre. Lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto, se non vi piace il video.